Si può insegnare a bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni a ricordare qualcosa che non hanno vissuto? Si può costruire nella memoria di piccoli quello che è stato il terremoto che 10 anni fa ha messo in ginocchio l'Aquila e un intero tessuto sociale ed economico? Hanno provato a farlo nel decennale del sisma i docenti della direzione didattica Galileo Galilei di Paganica. Racconti, poesie, collage, interviste ai propri genitori, ai nonni, alle maestre. Si intitola Ricordi, Memorie e Sogni 2009-2019, il progetto intorno al quale hanno lavorato gli alunni della scuola primaria Francesco Rossi della direzione didattica Galileo Galilei di Paganica, frazione tra le più popolose dell'Aquila e anche tra le più colpite dal terremoto del 2009. Sono stati bimbi a illustrare i loro lavori questa mattina. Non hanno vissuto sulla pelle, fortunatamente, il dramma e il terrore delle scosse del terremoto, come invece sono stati costretti a fare i loro genitori. Sono nati subito dopo quella triste notte e hanno provato a ricostruire la storia dal loro punto di vista. Beh, si può fare molto perché loro è vero che non erano nati, ma comunque attraverso il ricordo dei genitori, delle persone adulte, degli insegnanti, hanno ricostruito tutto questo percorso che è stato fatto in questi 10 anni. A livello di prevenzione noi facciamo molto perché appunto facciamo le prove di evacuazione, insegniamo loro come ci si deve comportare nei momenti dell'emergenza e quindi a mettersi sotto il banco, poi uscire inordinatamente nelle aree d'accoglienza, insomma tutto quello che prima forse facevamo di meno e adesso facciamo con molta più cura e molta più attenzione. Che cosa hanno fatto questi bambini per poter ricostruire un racconto del terremoto che non gli appartiene perché non lo hanno vissuto? Che tipo di lavori hanno realizzato? Beh, loro con varie tecniche hanno indagato quello che è stato il terremoto, quindi attraverso disegni, attraverso poesie, attraverso testi scritti, racconti fatti dai genitori, interviste, insomma hanno fatto veramente un lavoro enorme insieme ai loro insegnanti e l'hanno presentato oggi e così hanno potuto avere contezza di che cosa è stato, perché è stato molto toccante la classe del 2009, cioè di tutti i bambini che sono nati in quell'anno, quindi chi un mese dopo, chi 2 mesi dopo, chi immediatamente prima, e quindi hanno raccontato la loro esperienza anche di così, ecco, attraverso i racconti della mamma e del papà di quello che hanno passato in quei momenti.